meglio senza fretta, alle 16:43. Compro 3 carote e una ciambella, non so nemmeno bene il perché. Sono un anarcomico incazzato, adesso spengo la TV. Non ci fanno lavorare, qui non c'è più niente di normale. In questo mondo distopico non c'è più nulla da capire, ormai bisogna solamente agire. Voglio un mondo anarcomico. Con la pizza alle 16:43, un po' di polenta, una salsiccia, alle 20 poi mi faccio un tè. Quando spunta l'alba mi addormento, mentre tutti prendono il caffè. Non c'è più nulla da capire, basta, adesso smetto di obbedire. Voglio un mondo anarcomico. Mondo distopico. Benvenuti alla quinta puntata di Anarcomici. Ringraziamo come al solito Fabio Frabetti e gli amici di Border Knights. Questa volta ce lo siamo ripromesso, dobbiamo ricordarci di ricordarvi di mettere il like alla pagina Facebook, sulla quale potrete trovare tanti interventi inediti di tutti i nostri inviati e tutte le notizie sulle iniziative e gli eventi che faremo da qui in avanti. Ne vedremo delle belle. Iniziamo subito con la nostra rubrica Gli uomini e le donne da ricordare. Questa volta ci sono delle donne. Io vorrei iniziare ricordando Helena Bonner. Non tutti la conosceranno. Innanzitutto è una donna che ha fatto una fatica incredibile nella vita, proprio a livello umano. Cioè, ha avuto problemi con la madre, col padre, con la sorella. Insomma, in confronto a lei Oliver Twist sembra il figlio del Briatore. Poi si è peggiorata la vita perché ha deciso di fare l'attivista. Ma capisci bene che fare l'attivista nell'Unione Sovietica non è come fare il butta fuori da Toys R Us, quindi ancora peggio, no? E ha concluso la sua vita essendo il punto focale del sistema patriarcale, cioè l'esempio massimo. Ti spiego. Lei è sposata con Sakharov, okay, che era un fisico che ha partecipato alla costruzione della bomba nucleare. Ora abbiamo questa coppia, Sakharov, bomba nucleare, Helena Bonner, okay, attivista. Secondo te, fra questi due, chi ha vinto il premio Nobel per la pace? E continuiamo con i grandi successi, ricordando Emmeline Pankhurst. Questa donna è morta il 14 giugno del 1929, quindi da poco c'è stato l'anniversario della sua morte, e anche lei era un'attivista politica, in particolare era la guida delle suffragette britanniche, quindi è grazie al suo aiuto che le donne hanno conquistato il diritto di voto. E oggi, esattamente alla pari degli uomini, le donne possono votare per X Factor e qualunque altro talent. No, vabbè, scherzo. In realtà possono votare anche per quel reality poco credibile che è la politica vera e propria. Emmeline poi si è anche dedicata per migliorare le condizioni delle donne nel lavoro e di portarle il più possibile alla parità con gli uomini. E infatti le sue eredi oggi possono festeggiare personaggi come Mary Barra. Forse non tutti la conoscono, Mary Barra è l'amministratrice delegata della General Motors, cioè lei è la capessa della più grande industria di automobili. Bellissimo, è la prima volta che capita. E infatti, in quanto donna, si sta comportando in maniera totalmente diversa dagli uomini che l'hanno preceduta.
sfrutta con gentilezza, corrompe con bustarelle coi cuoricini e le bombe che produce la General Motors adesso sono tutte belle colorate e piene di lucine, così mentre cadono sulla popolazione siriana i papà possono dire: Amir, guarda, una stella cometa, esprime un desiderio, voglio la bicicletta, papà! Amir, forse prima dovresti desiderare di avere ancora le gambe domani mattina. E quindi, forti di questi successi, posso solo dire viva la parità di genere, viva la libertà! Il mondo terribile, Alberto. Va bene, cari amici di Border Knights, a sto punto sedetevi comodi se stavate in piedi. Non so perché dovevate stare in piedi, ma sedetevi e godetevi. Vita da Conrad e subito attaccato la tigre del Borgata. Ci vediamo dopo, ciao! A dopo! Sei di nuovo in quei giorni? Anche muoverti in casa è diventato un problema? Non ti senti a tuo agio con te stessa? E lasci la scia di ferro quando passi? Miseria, ma ti vedi? Lo vogliamo mettere questo cazzo di fine su? Io sono quello che sono perché ce l'ho pulita e profumata e sono libera di muovermi. Tieni e diventa anche tu una donna libera di osare. Sorridi. Fine su, libera anche te. Ho smesso di scendere a compromessi. Scelgo di scegliere. Voglio un amore che mi soddisfi pienamente. Voglio un amore che duri per sempre. Voglio un amore senza limiti. Windy, la rete mobile più veloce d'Italia. Abbonamento traffico illimitato per una vita senza confini. Ho riempito quel carrello, sono qui per dare un senso a questi giorni. Certo che si ricorda, io ci sono cresciuto qui dentro. Io qui ci sono proprio nato. Carino che sei, ma che bello! Caro, vedi tutti questi scaffali? Un giorno saranno tuoi. Con acqua di Conrad io ti battezzo, come Dio regna nell'alto dei cieli, tu regnerai tra questi scaffali. Ma quanto parla questo? Ma non erano i vecchi che parlavano tanto? Mattia, che simpatico brinconcello! Ce l'avete le guaglie? E pensi pure che una volta... Mattia! E invece la tua dolce metà dove l'hai conosciuta? No, signore, è un'ora che parla, io vado a casa. Questa è una bellissima storia, ma ve la racconteremo insieme. Io ero da queste parti a fare una passeggiata con degli amici. E io era un po' che desideravo trovare una compagna. Lo sai che facciamo adesso? Andiamo a Conrad, che quelli puttane brioche! Dai, siamo mangiati i brioche farlo in casa, ma puoi farlo per qualcuno, è più bello, ma va, prendo il ketchup. Mattia.
Maria, ricorda, lavati sempre la scelle, perché un giorno qui arriverà la donna della tua vita. Dai retta a tua madre. Sei una negazionista, voglio vedere te quando sarai ricoverata per Covid, devi rinunciare alle cure per Covid o te le devi in caso pagare. A me va benissimo. Facciamo una bella sanità con ti premio, quindi neghiamo o facciamo pagare le cure a chi fuma, a chi beve, a chi si droga, a chi non fa sport, a chi usa sale, a chi usa lo zucchero. Sono una vegana malata di fitness che vive senza sale, lo capite anche voi, che mi state offrendo una gioia. Oppure facciamo un bel talent show, con delle prove, mettiamo delle scalette, chi le fa più veloce, vince, se fumi non ce la fai, muori, sarai eliminato. O magari sei obeso, che non ce la fai a fare le scale di corsa, sarai eliminato, capita, sai, sono una negazionista. Ciao. Andrea, ultimamente la gente guarda molto i talent, ma che cosa sono effettivamente i talent? Cioè sono programmi in cui ci sono delle persone che giudicano delle altre persone. Ecco, prendiamo innanzitutto i giudici. Io li guardo e penso, ma perché Federica Pellegrini, che è una nuotatrice, deve giudicare un cantante? Perché Frank Matano deve giudicare un comico? Che c'entra la Mara Maionchi in tutto questo? Ecco, loro sono persone famose, non è detto che siano anche talentuose. Mi ricorda un po' la situazione del mercato degli schiavi, no? Quando c'erano i bianchi che si sentivano migliori dei neri e potevano dire: dai, prenditi questo negretto, te lo vendo poco, ti pigli pure la figlia, tu pacchetto completo, è piccola, però sa fare tutto quello che fa una donna e qui strizza un po' l'occhio ai maschietti. Il fatto di diverso è che qui il mercato è degli schiavi volontari. Cioè gente che va lì e dice: guarda che bel sorriso che ho, un'ottima dentatura, so fare anche il salto mortale, hop hop hop. E mi chiedo perché lo fanno. Cioè ti vendi per qualche migliaia di like, dai, non puoi sperare di aver successo pure tu. Escono ogni anno un sacco di cantanti da X Factor, Italia's Got Talent, Tu sì che vales, non tutti possono sfondare, allora perché lo fai? Speri che dal giorno dopo al bar sotto casa ti offrano a vita e caffè. Mamma mia, diamo troppa importanza a talent e reality. E non è che siano proprio sbagliati da condannare, è comunque un format, è solo che l'arte deve crescere sporcandosi le mani col fango. L'arte questo deve fare, fuori dai talent, fuori dai reality, non si può. Però utilizziamo i talent e i reality per pubblicizzare e far venire a galla tutte quelle persone che potrebbero aiutarci a far funzionare ancora meglio la società, i lavoratori. Cioè, immagina proprio la scena, ok? Talent, tutti e quattro i giudici, entra il primo. Come ti chiami? Io mi chiamo Mario Rossi e vorrei fare l'impiegato delle poste. E, oh, sì, ci faccia vedere cosa sa fare, forza, forza. No, che fai? No, stai lavorando troppo, non hai capito, sei nel programma sbagliato, avanti il prossimo, per cortesia. Il pubblico fischia, arriva quello dopo. Salve, io sono Mario Giordanetti e mia mamma è morta tragicamente quando ero piccolo. Questo vince. Facci sognare con la tua arte lavorativa, anch'io voglio fare lo statale, facci vedere. Come? No, non lo so. Rossana, tu lo sai? Tanto può passare domani, chieda di Stefano, lui lo sa. Forse. Perfetto, sei il pubblico invisibile. Sarebbe un bellissimo programma. Eh sì,
Talent e reality sono proprio lo specchio della nostra società e anche un po' la condizionano. Infatti anch'io ho avuto un'idea per un programma nuovo, un reality. Cioè, sai che ultimamente si sente spesso di notizie tipo ragazza taglia il pene al fidanzato e poi lo soffrigge nell'olio, oppure ragazzo impazzisce e frulla la fidanzata. Perché? Perché viviamo una vita stressante, la nostra società ci rende nevrotici e uno si sveglia la mattina, ciao amore, hai dormito bene? E li taglia in due con la motosega. E allora ho avuto un'illuminazione. Prendi queste persone frustrate e le chiudi in una casa coi malati terminali. Risolvi due problemi in uno. Uno, questi si sfogano e siamo a posto. E due, finalmente prendiamo sul serio la questione dell'eutanasia. Perché dai, io non ci credo che ancora oggi in Italia si discuta se è giusto o meno questa storia dell'eutanasia. Cioè, noi bombardiamo con la NATO intere nazioni, però un abruzzese che soffre non si può togliere la vita. Non è possibile. E allora mettiamolo in TV, perché tutto quello che passa in TV poi viene accettato, eppure il Vaticano deve stare muto. Il potere della televisione è questo, eh. A me spaventa però un pochettino, te lo devo dire onestamente, mi fa un po' paura, perché siamo arrivati al punto in cui se mi scappa e devo andare in bagno, devo chiedere il permesso a Mara Maionchi. Cioè, ma poi ti immagini la scena, no? Che io mentre sto lì, che cerco di concentrarmi, lei, ma sei uno stronzo, ma io già sono stitico. È un incubo, è veramente pauroso. Il mondo ormai si è completamente imbastardito, pieno di bastardi, ma noi abbiamo il migliore, il bastardo insolente, che ce lo guardiamo adesso. A fra poco. A dopo. Vostre santità, scusatemi, tra 5 minuti siamo pronti per l'intervista. Grazie. Trup, 5 minuti, pronti per l'intervista! Ah, 5 minuti. Ma dimmi, Bergi, come stai? Molto bene, grazie. E tu che mi dici, fratello? Beh, bene, bene, se non fosse per questo mal di schiena. Ma dimmi, Bergi, è vero che vai ad Astana? Sì, è vero, con tanti altri capi di tante altre religioni. Ma non ti sembra un po' fuori luogo questa cosa in questo periodo? Ma parli tu che ti sei licenziato? Io l'ho fatto perché non ero in grado, ma se sapevo che saresti arrivato tu, sarei rimasto, guarda. Cosa c'è? Cosa c'è che non vai nel mio operato, scusa? Le parole scisma, apertura e nozze gay, apertura sull'aborto e pace mamma, non ti dice niente? Ti sei licenziato? Ti chiamano anticristo! Io lo sono veramente! Ah. Dai, adesso basta! Ma che vuoi bastare qua? E mi piace su Instagram. Ho detto basta! Con quel presepe. Basta! Vostra santità, 3 minuti all'intervista! Dai, va. 3 minuti. Oh, abbiamo appena visto due papi. Cioè, il papa e il super prete. Cioè, due papi, i super saiyan della teologia. Io però, quando vedo i preti, proprio non capisco a che servono, Andre. Te lo dico sinceramente. Cioè, interpretano la parola di Dio. Senti la frase. Interpretano la parola di Dio. Cioè, un po' presuntuoso, no? Che mi stai dicendo che Dio non si sa esprimere? Cioè, ha scritto la Bibbia sotto effetto di qualche droga stupefacente, si è addormentato col libro sulle gambe, si è svegliato la mattina e ha detto ma che ho scritto? Ma non si capisce niente! Ma no! E mo' devo inventare i preti, così lo spiegano alla gente. Cioè, tutto il potere che hanno i preti, la Chiesa, secondo me deriva da un'operazione di marketing fenomenale. Vestiti giusti, slogan efficaci, location perfette, condisci il tutto con un po' di paura, un po' di senso di colpa e ci hanno venduto di tutto. Guarda, possiamo dirlo apertamente, io credo che la Chiesa sia nata per fare marketing, cioè lo fa, è il vero motivo della Chiesa. Ma sai quando me ne sono accorto, ci ho riflettuto, durante il primo lockdown, cioè quando tutti stavano a casa, non come il secondo che stavano chiusi i ristoranti ma la gente stava fuori, no, quando stavano tutti a casa. Quel periodo lì, no? Ho visto una pubblicità che era, io te lo giuro, così trash che Andrea Di Pre è arrivato al secondo posto, proprio, non poteva più stare al primo. Un'acqua santiera
per i tempi Covid. Si chiama Miguel, gli hanno messo pure il nome un po' così, sbarazzino, cioè c'è questa qua sentiera, è un blocco verticale, no? Che ha il termometro perché ti misura la febbre, prevenire è meglio che curare, giustamente, il sanificante al posto dell'acqua santa, però per mantenere le radici intatte della chiesa, una buchetta con le offerte, grossa, tutta grossa. Ma che cos'era? Ma poi specialmente, perché devi sostituire l'acqua santa al sanificante, devi fare sto gioco? Cioè, sono millenni che dicono che l'acqua santa cura tutto, cioè la peste, la lebbra, fatti miracoli, mo, contro il Covid non funziona. Ma per piacere, dai. Ma sai, la questione dell'acqua santa, sono credenze, un po' superstizioni, cioè uno ci deve credere nelle cose un po' magiche perché funzionino. E ormai la gente nella chiesa non ci crede più. E infatti l'unica acqua miracolosa è quella di Chiara Ferragni. E le ostie te le fa cracco. Bene. Oddio, Chiara Ferragni, papessa, mi spaventa. Anche se è probabile, visto che Fedez entra in politica, ce la vedrei, anche perché tutto quanto il tempo, nei secoli che si fa del Papa Nero, il Papa Nero, il Papa Nero. In questo periodo il Papa Donna piacerebbe molto di più, andrebbe molto per la maggiore. Ma te la immagini tu la domenica a San Pietro che si affaccia, che deve dire messa e comincia a partire una live Instagram, ok? E mentre legge dice dal Vangelo secondo Matteo. Tra l'altro Matteo è un mio amico che c'ha un ristorante sul Lido del Pesce buonissimo, dovete andarci tutti quanti, si chiama il ristorante Lo Zozzone di Mare, buonissimo. Comunque a me non voglio dilungarmi, però andateci. Matteo, Matteo fa rima con gay, DDL Zan subito, se non ora quando? Oh! Certo, per approdare alla fonte sacra della vera spiritualità, andiamo a dare la linea al nostro inviato della quinta dimensione, il nostro Guru Gugu. A dopo! I lupo di lavare i denti ci sono? Arrivo subito! La realtà è la cosa peggiore che può capitarti. Per questo noi dello studio degli studiosi esperti abbiamo inventato Microchip Cool. Installalo nel cervello, così potrai vedere la realtà cool che desideri. La bellezza è davvero negli occhi di chi guarda. Ciao tesoro, ecco il tuo panino. Torna a sorprenderti ogni battito di ciglia. Amore, ti è venuta qualche voglia particolare? Ah! Ho svegliato le impostazioni! Cambia filtro! Cambia filtro! Tuo marito ha finalmente smesso di essere il maschio alfa? La vostra coppia si è liberata da secoli di mascolinità tossica? Vi siete aperti anche voi a nuovi orizzonti e avete iniziato a usare lo strapon? Il problema sono le macchie di merda quando lo tiri fuori. Ma da oggi c'è Caccolino! Caccolino, per un mondo pulito e giusto. Solo per lavatrice, perché le donne libere non lavano a mano. Dalla quinta dimensione, Guru Gugu. Oggi ho parlato con le piante, con gli esseri del cielo, ho parlato con il muro, ho parlato con il cervo nel bosco, così semplice. Eppure, da qualche tempo, c'è una presenza che sento molto vicina a me. E questo può capitare. Ma la questione è che non so cosa voglia. E non riesco a comunicare con lei. Che cosa vuole da me? E soprattutto, perché continua a darmi la schiena? Chi è? Che cosa vuole da me?
Il maestro mi disse di tornare qui ogni giorno, di attendere, perché lui sarebbe ritornato. Sono passati ormai 6 anni e ancora non l'ha fatto. Ma proprio ieri sono passati da qui 2 bambini, ricordandomi chi ero e chi era stato a fare quella promessa. Ancora. 2. C'è. Albero. Che cosa? No. Ancora. Forse. Cielo. Indietro. Possibile. Quasi, quasi. In volo. Siamo. Qui. Ecco. Ora. Dov'è? Mettere. Ecco, vedi, tutta la questione di maestro, no? Il maestro di vita, il maestro che ti indica il cammino, a me manda un po' in confusione, perché non capisco come mai alcune persone abbiano bisogno di qualcuno che gli dica come vivere. Ho litigato con la mia suocera qualche giorno fa, perché lei mi ha chiesto come mai non vado in chiesa. E io ho detto, guarda, sinceramente, appunto, la location è carina, le musiche niente male, però il prete proprio non mi piace. In che senso? Dai, sta lì tutti i santi come se fossero illuminati, però io non riesco a non immaginarli in preda a un attacco di diarrea. Cioè, che dice quando sbatte il mignolino contro il comodino? Mannaggia la miseriaccia! No, no, e come facciamo a starli ad ascoltare questi se presentano al lavoro in camicia da notte? Ma no, Alberto, non hai capito nulla! I preti sono persone sagge, ci aiutano a vivere meglio. Cioè? E ci dicono che dobbiamo rispettare gli altri, che non dobbiamo ammazzare. E tu hai bisogno di un prete che te lo dica. Cioè, hai bisogno di qualcuno che ti guidi. E che sei, una panda? Non l'ha presa benissimo. Si è parcheggiata nell'incazzatura e non me parla più. Aspetto che il prete le dica di perdonarmi. E comunque questo, io non capisco il perché di un maestro. Ma guarda, in realtà la figura del maestro non è da condannare, eh. Certo, non serve per tutto, è ovvio, cioè non è che c'è bisogno di qualcuno che ti dica scaccolasse per strada non è carino, ci dovresti arrivare, uno se lo presuppone, qualcuno no, però ci stanno dei frangenti dove il maestro sarebbe utile, per esempio anche io e te, come comici, no? Avessimo un gran maestro che ci dice le cose... raga, sarebbe molto meglio, cioè una persona che ci rasserena anche e ci fa capire che è normale che la gente non ride, ma non perché non li facciamo ridere, ma perché ormai hanno visto LOL e devono fare a gara a chi non ride, no, hanno ammazzato il concetto della comicità, maledetto LOL. Comunque, il maestro per eccellenza, il maestro elementari, ok? È un lavoro bellissimo, perché tu hai davanti 20 persone, 20 future persone, sono già personcine piccoline, e gli forgi le menti. Se è un potere, è un'arma, io non lo so, io penso, ma io vorrei fare il maestro, ma sai perché? Ma sai che è bello arrivare a scuola e poter scaricare tutta la mia frustrazione su dei bambini che non possono rispondere, maledetti nani. Scusa, questa non dovevo dire, però è vero. Vedi, il termine scuola deriva dal greco skolē, cioè tempo dedicato all'ozio, che non significa non fare nulla, ma aver tempo per non lavorare, quindi riflettere, avere intuizioni. Ecco perché la scuola è un luogo di formazione dell'individuo e oggi invece è un luogo di informazione, cioè istruzione intesa come manuale di istruzione che ti devi imparare a memoria e ripetere a macchinette. È per questo che secondo me è stato poi così facile spostare la scuola online, perché già prima molti professori erano virtuali, cioè non erano degli educatori, ma una specie di audiolibro 3D. Il prossimo passo, vedrai, sarà quello dei robot che insegnano, per arrivare poi alla soluzione definitiva, un microchip nel cervello attraverso il quale puoi scaricarti tutto quello di cui hai bisogno, chiaramente sotto controllo del Ministero dell'Istruzione. Cioè, signor Rossi, sì, lei può scaricare la guida per il nuovo Excel per l'ufficio, certo. Signor Rossi, perché lei sta chiedendo dei libri di narrativa? Non le servono. Io vorrei fare sa colpo su una ragazza. Quale ragazza? Lei ha già una compagna che le è stata assegnata, quella dell'ufficio delle poste.
Ma io credo di amare un'altra. Dove ha sentito il termine amore? Nel suo ufficio non si usa, non si dovrebbe neanche sapere. Lei ha scaricato qualche libro dal dark web. Arrestatelo! Sicuramente il signor Rossi è un discendente di Sproccoli. Che mondo terribile. Dal suo punto di vista, no? L'insegnamento virtuale è un'arma a doppio taglio, è pericoloso. Cioè, nel senso, la DAD, ok? Io l'ho vissuta da maestro con mio figlio. È stata un'esperienza difficilissima perché io ho dovuto spiegare le divisioni. Ma che è successo? Stavamo lì a fare questa videochiamata perché mio figlio, insomma, sta in un'altra città, ha un padre separato. Mi sono reso conto che gliel'hanno insegnata malissimo. Ed è un problema. Cioè, volevano approcciare al concetto delle divisioni con tipo hai 15 palline, le devi raggruppare in sacchetti da 5. Quanto viene? Bene, perfetto, è un primo approccio. Però poi c'era una spilza di esercizi con 175 diviso 33. Ma tu davvero pretendi che lui si metta a disegnare 175 palline tutte le volte? Pure Giotto si sarebbe fatto girare le palle, vaffancina. Era un problema. Ci voleva il metodo della divisione in colonna. Quindi gli ho fatto dimenticare per 2,50 euro tutto quello che avevano insegnato a lui. Male. E in 10 minuti l'ha imparate. Perché è intelligente. No, non come me, ha preso tutto dalla mamma. Questo è l'insegnamento virtuale. Capisci che di persona è meglio. Il maestro quindi alla fine è importante, un ruolo che non bisogna sottovalutare. A proposito, adesso guardiamoci i maestri dell'arte, i danzatroci. Ce l'abbiamo, godiamoceli, no? Evviva, a dopo. A dopo. Stanca della tua solita acqua in bottiglia? Quella del rubinetto non ti piace più? E della sorgente non ti fidi? Da oggi, da un'antica ricetta di Nick Spagoncelli nasce... Cretino, l'anarcomico biondo che fa impazzire il mondo! Compra anche tu, Cretino! Ciao! Ciao, ti ho portato i fascicoli nuovi. Adesso cerco di finire qua più presto così poi mi metto subito al lavoro. A proposito, ho saputo della promozione, complimenti. Grazie, grazie mille. Ti vedo un po' stressato, vogliamo fare una pausa caffè? Guarda, sarebbe bello, ma l'intestino è un po' delicato, non vorrei che poi andare in bagno e c'è un po' di lavoro da fare. Sai che ti capisco, anche io ho avuto questi problemi, ma ho trovato la soluzione. Guarda, è semplicissimo. È un'app collegata a un piccolo microchip inserito nell'addome, ma tranquilla, è della grandezza di un chicco di riso. Agisce attivando in pochi istanti la flora batterica e la muscolatura liscia dell'intestino, garantendo un'evacuazione completa all'orario che desideri. Ed è proprio questo il segreto del mio successo. Ogni mattina l'app suona all'orario che ho stabilito e solo un minuto dopo mi svuoto completamente e sono a posto per tutto il giorno. Prenoto subito l'appuntamento. One Shot Lux, ti liberi una sola volta e sei efficiente per tutta la giornata. Un'oretta e siamo a casa. È stato proprio un bel viaggio. Ci voleva, sì. Eh? Oh no! Che succede? Fermati! Come fermati? Fermati! Tesoro, siamo in stanza. Fermati! Non lo tesoro, so! Non, fermati! Non c'è spazio, fermati non c'è spazio per fermarmi, tesoro! Sì, ma ho messo le 8 p.m. Fermati! Thank you.
giunto il momento di separarvi. Evitate contatti o sguardi. Non potete per nessun motivo emozionarvi. Non potete per nessuna ragione restare insieme. Tutto passerà. Le emozioni, i sensi. Vi dimenticherete di ogni sensazione, ricordo o vissuto. Restate calmi, è per il vostro bene. La libertà individuale è una cosa importante, però qua in Italia è molto difficile da avere, perché chi è che ti garantisce la libertà? La giustizia. Ma la giustizia passa per la magistratura e non funziona la magistratura. Guarda il caso mio. Mi sono sentito libero di amare una persona, ci ho fatto un figlio, poi le cose non funzionavano bene e mi sono sentito libero di allontanarci, rispettando sempre comunque il figlio, no? Piccolo errore! Perché quando succede questa cosa, la magistratura fa il miracolo. Tu non sei più un padre con dei sentimenti, dei diritti, no. Tu diventi, puff, un bancomat. Ti fanno le domande e tu rispondi con i codici PIN a caso. 1, 4, 9, 8. Impazzito. E non puoi dire nulla. Quella rabbia che provi dentro te la devi tenere. Perché se poco poco sfocia è un problema. E la rabbia c'è. La donna a quel punto, visto che la magistratura le insegna che può fare tutto, si comporta male, non lo fa con cattiveria, ma è così che è educata, no? E allora ci troviamo spesso di fronte a situazioni tipo: guarda, mi piacerebbe accompagnare mio figlio a karate domani. No! Vabbè. Però, cioè, posso andare a prendere la scuola oggi? Intanto se no! Ok. Senti, la settimana prossima c'è il suo compleanno. Posso partecipare? Sì. Davvero? L'ingresso è 80 euro. Siamo in un sistema che è pieno di regole che non abbiamo deciso noi. E io infatti me lo chiedo, perché ci sono queste regole e non le mie, no? Perché ci sono delle persone che mi costringono a seguire queste regole, anche se io non sono d'accordo, e perché vengono pagate con i miei soldi queste persone? Cioè, a me nessuno mi paga per andare da un vigile che ti sta per fare una multa per eccesso di velocità ad abbracciarlo e dirgli: shh, respira, erano solo 10 km orari oltre il limite, siamo in una strada di campagna, va tutto bene. Cioè, non mi paga nessuno per cercare di far ragionare un carabiniere. Ed è un lavoraccio a volte, eh? E non becco un euro per andare da un poliziotto che sta manganellando un manifestante a dirgli: toh, fumati sta canna, stai prendendo la vita troppo sul serio, rilassati, tranquillo. Però Alberto, sai che cosa? Le forze dell'ordine, no? Servono, effettivamente, questo è fuori dubbio. Il vero problema è che chi sono le forze dell'ordine? Sono dei lavoratori, quindi delle persone frustrate. Ed è pericoloso, perché qua non stiamo parlando del cuoco che è frustrato, sputa dentro la padella e che massimo che fa, attacca il Covid. No, perché tanto non esiste, l'abbiamo capito. Questi sono frustrati, ma hanno una pistola appresso.
Bisogna trovare un modo. E io un pensiero ce l'ho. Mettiamo i bambini a fare le forze dell'ordine. Secondo me sono spettacolari. Calcola che mio figlio una volta, litigando con la mia ex compagna, mi aveva detto, dice, ma perché non potete essere amici? Una semplicità, ci ha smorzato. Che gli serve la pistola? Gli poda pure quella d'acqua. Non serve a nulla, risolverebbero tutto. Questi sono i bambini. Sarebbe un mondo meraviglioso. E ti dirò di più, il vero motivo per cui vorrei mandare i bambini a fare i poliziotti è che così la smettono di correre per i ristoranti il sabato sera col tablet, rompe le palle, cameriera, basta, cioè miglioriamolo sto mondo. Eh sì, vedi, tutto è un po' sul concetto di autorità quello che stiamo dicendo, no? Cioè su quale è la linea giusta da seguire per vivere bene. E secondo me quella linea la trovi solo dentro di te, nel senso che devi fare delle esperienze, maturare il tuo senso critico e poi agire. Perché invece un'autorità esterna che ti impone delle regole e dei condizionamenti non ti permette di essere te stesso, non ti fa sviluppare la tua identità. E infatti dice a un ragazzino non fare l'amore prima del matrimonio perché sennò vai all'inferno, e lui che fa? Ci crede e s'ammazza di seghe. Ma è un peccato pure quello. E ho capito, ma morire perché ti esplodono i testicoli è una forma di suicidio, che è pure peccato, dovevo scegliere. E invece tu devi fare la tua esperienza. Io per esempio ho fatto l'amore che non ero sposato e ho pensato proprio, se questa è l'anticamera dell'inferno, non vedo l'ora di vedere il resto, devo dirlo subito a tutti i miei amici, sono corso, ragazzi, dobbiamo trombare, io l'ho fatto, è bellissimo, fidatevi, scopiamo. Sì, Alberto, magari ce lo dici quando è finita la messa? Voglio dire, magari non era l'occasione migliore, però l'idea è quella, fai l'esperienza, poi svilupperai il tuo senso critico e sarai libero di scegliere. E una persona normale, matura, lo sa che essere liberi di scegliere non vuol dire essere degli stronzi. Ecco l'importanza della libertà di scelta. Quindi, amici di Borderlines, voi avete la libertà di scegliere, di seguirci. Come? Iscrivendovi, cercandoci alla nostra pagina Facebook Anarcomici, dove continueremo a sconvolgere, a dire cose, a sparare anche un po' di stronzatine. Sì, se no continueremo a farlo, quindi cercateci e ci vediamo la settimana prossima. Non c'è nulla da aggiungere. Buona settimana, ciao, alla prossima settimana.